faccio cioè, un saluto da Marilu e da Federica, c'è anche Fede. Oggi facciamo un dolce, visto che dolci insomma non ne facciamo mai, ma perché a me non piace tantissimo farli. Facciamo le pesche dolci. Allora, per velocità oggi, visto che qualcuno ci ha chiesto di fare qualche ricetta con i bimbi, facciamo la pasta frolla, perché allora, questo, ricapitoliamo. Le pesche dolci praticamente sono composte da un biscottino di frolla, scavato, riempito insomma con della crema pasticcera, io l'ho preparata al limone, e del poi accoppiati tipo baci di dama, passati nell'alkermes e nello zucchero. Quindi andiamo a fare la frolla. Io per questioni insomma logistiche, perché già le ho fatte stamattina, chi ci seguiva in pagina l'ha potuto vedere, mi sono anticipata qualche, cioè un pochino di biscotti stamattina. Quindi praticamente appena finiamo la diretta, non mi chiedete gli ingredienti e robe varie, perché non ho fatto la dose intera, sono andata un pochino a ridurre, perché altrimenti qua saremmo stati invasi da pesche oggi. Nel bimbi ci ho messo la farina di riso, fecola di patate. Ci sta tutto scritto quando pubblichiamo la diretta, in basso a destra ci sarà scopri di più, cliccatelo e vi uscirà la ricetta completa. Quindi farina, farina di riso, zucchero, uovo, burro, che ci ho messo più? La lievito. Lievito? La vanillina va per caso? No, la vaniglia, la vaniglia, l'estratto di vaniglia. No, io non l'ho messo, ci potete mettere buccia di limone. 30 secondi, velocità 4. Stiamo facendo le pesche dolci con una crema pasticcera al limone e insomma bagnate nell'alkermes e passate poi nello zucchero. Mi faccio un salsicciotto, Fede, si vede? Sì. Taglio piccoli tozzetti, teglia, carta forno e iniziamo a fare le palline. 25-30 grammi l'uno e continuiamo a fare queste palline. Le andiamo a cuocere a 160-170 gradi per circa 20 minuti, insomma dovranno dorarsi. Non ho capito perché stai facendo così piccole, che quella è metà pallina. Allora adesso io qua le ho già scavate alcune, comunque usciranno questi biscottini, facciamo così. Calcolate che il sotto deve essere abbastanza, cioè deve essere dorato, non pallidino. A questo punto prendiamo la ciotolina che stavo facendo, girate dietro con l'aiuto di un coltellino piccolino, che faccio? Vado a fare un cerchietto e poi io piano piano lo allargo con la punta del coltello. Una raccomandazione, non fate questa operazione quando sono appena usciti dal forno, perché sono ancora molto morbidi e praticamente potrebbero... Si spaccherebbero tutti. Sì, 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 cioè non ne recuperate uno. A questo punto io ho fatto una crema pasticcera, la crema non ve la faccio vedere perché tanto ho detto la sapete fare tutti. Riempiamo, io ho messo un beccuccio sottile, crema pasticcera fatta con 500 g di latte, 4 tuorli, 160 g di zucchero, buccia di due limoni ci ho messo, cioè caricatela di limone perché è buona. Per favore i limoni però almeno assicuratevi che siano insomma biologici, più che altro perché se acquistate quelli da supermercato, comunque se sono quelli coltivati, cioè venduti nei fruttivendoli, hanno la cera fuori e quindi andando in cottura quella cera si inizia a sciogliere, no, cioè meglio se non mettete niente a quel punto. Non ne mettete proprio, buonanotte. Quindi stavo dicendo, 500 g di latte, 4 tuorli, 165-170 g di zucchero, anche 150 viene bene, e dopodiché buccia di limone e 55 g di maizena o amido di mais. A questo punto io mi metto un guanto perché sennò le dita mi diventano rosa. Prendiamo i biscottini, li uniamo a due. Qui dentro ci ho messo questa. Io non amo tantissimo gli alcolici, quindi io ci metto l'essenza, l'estratto per liquore all'alkermes e acqua. Fate un po' a occhio. Io ci ho messo diciamo due cucchiaini di alkermes in quanto sarà stato? Una tazza d'acqua. Zucchero, allora non dovete rimanere dentro e insomma immergerli troppo, giusto? Come si fa per i savoiardi? No, i savoiardi, che è che si fa? Tipo i pavesini, sì, sarà, no? Vabbè,
quando fai il tiramisù che lo inzuppi nel... No, sì, bravissima. Io so, io giusto, sì, sì, sì. Pensavo gli altri, ok, prendiamo un pezzo e mettiamo qui. Quindi non li lasciate troppo a mollo, perché sennò poi si iniziano a spappolare nelle mani. Quando inizia lo zucchero a fare così, siccome non mi piace tantissimo il zuccherato, butto quello, mettiamo qui, o comunque non lo buttate, cioè nel senso butto o lo tolgo, volevo dire, perché se fate una ciambella potete usare benissimo quello zucchero con i pallini di liquore, eh? E viene un dolce aromatizzato. No, no, no. Si può sempre riutilizzare. No, non li buttate, no. Il mio consiglio personale è farli un giorno prima, anche due, metterli in un vassoietto, in un piatto come questo, e chiuderli bene nella pellicola. A parte che mangiarli ora praticamente sarebbe impossibile. No, che è impossibile, il biscotto rimane comunque friabile e duro. Invece, poi gusto personale, a me piace più morbido. Beh, è bello. Ok, a me piace più inzuppato. Niente, ragazzi, allora provate questa ricetta, perché a volte mi dite no, perché sono difficili. No. Un bacio a tutti, se li provate fateceli vedere, vogliamo vedere le foto, e soprattutto chiedete l'iscrizione al gruppo di cucina, dove a cucinare non sono io ma siete tutte voi, cucina con tu per tu con Marilu. Ad aspettarvi ci sono io, c'è Federica, ci sono tantissime altre signore. Pollice in su, ci piace e condividete. Ciao. Ciao.